un ringraziamento grande a tutti coloro, a ognuno che ha lavorato in questa grande battaglia. È stata una bella sfida in un momento molto difficile e quindi vorrei ringraziare davvero tutti, perché è stato un lavoro di squadra, un lavoro fatto insieme a tante persone del territorio, della provincia, ognuno ha fatto un pezzettino e quindi mi sento davvero di ringraziarle tutte. Che cosa ha premiato nel vostro lavoro in una campagna in cui abbiamo visto anche a livello cittadino comunale ci sono stati degli schieramenti da parte di consiglieri comunali, di assessori della giunta a favore suo e a favore dell'altro consigliere uscente Nicola Scioleni? Beh, io credo che lavorare insieme premi sempre. Credo che abbia premiato il lavoro di tante persone che si sono mosse nei territori, nelle frazioni, nella provincia, nei comuni. Probabilmente ha premiato l'impegno singolo, i temi trattati e forse anche il lavoro svolto. Credo che abbia premiato questo e anche l'idea di una Toscana che non si venda alla Ceccardi e alla Lega. E questo probabilmente è stato un tema che ci ha uniti tutti. Lei, Bugetti, è in quota zingarettiana. Pensa che la sua vittoria cambierà in qualche modo gli equilibri all'interno del Partito Democratico a livello locale? Beh, noi siamo il PD, al di là delle quote. Credo che la cosa più saggia e di buon senso sia lavorare insieme adesso, ma farlo davvero. I temi su cui lavorerà? Beh, io storicamente mi sono impegnata molto per le imprese, per il lavoro, per il sociale, per la sanità, anche se non ero in quella commissione, ma sono temi trattati che riguardano tutti e credo che sia il momento di lavorare molto su questi temi, vista la crisi del Covid e anche molti lavoratori che stanno soffrendo. E quindi c'è bisogno di parlare di lavoro, di salute e di impegnarsi su questi temi in maniera molto forte.